Ciao ragazzi, guardate qua che bello questo file. Abbiamo qua in Excel tutto il bilancio di Apple, c'è veramente di tutto, anche dei valori che solitamente non si trovano nel bilancio, come non so, il free cash flow ad esempio. E abbiamo questi dati per veramente un periodo lunghissimo di tempo, addirittura dal 1985 ad oggi. Se volete avere un file Excel come questo per tutte le aziende quotate, allora vi suggerisco di andare su questo sito che si chiama roic.ai, dove ROIC starà ovviamente per Return on Invested Capital, che per noi Value Investor è una parola bellissima, e semplicemente dovete andare a cercare l'azienda che vi interessa, quindi Apple. Si aprirà questa schermata molto minimale che a qualcuno potrà non piacere, ma secondo me può andare bene, dove abbiamo già dei dati molto interessanti come il free cash flow per share, dividend per share, capex per share e così via. E possiamo vedere già il bilancio, ok? E esportarlo. La prima volta vi chiederà probabilmente di condividere il sito su Twitter. Quindi semplicemente nel momento in cui metterete Export to Excel vi chiederà di condividere su Twitter, basterà cliccare un tasto e la cosa è fatta. E questo poi ci consentirà, una volta cliccato su Export to Excel, di avere questo file e possiamo averlo ovviamente per tutte le aziende. Ad esempio, andiamo qua di nuovo al menu, possiamo cercare, che ne so, eBay, per dirne una. E di nuovo qua il bilancio, e qua ci abbiamo, possiamo anche copiarlo, ok, al limite, perché possiamo, che ne so, metterlo qua in Excel, in fogli, e incollare il tutto, ok? Quindi o lo scaricate e ce l'avete in Excel sul computer, oppure potete copiare e incollare su Google Fogli. Stessa cosa, possiamo scaricare e andarlo a vedere di qua. Quindi fatemi sapere se secondo voi può essere utile questo sito. Sapete che a me piace condividere tutto quello che di buono ci può essere per noi vari investor, e un like al video se vi è piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Davide.